Cominciamo dal regista, Brava. che viene da un mondo un po' diverso, no? Dai soliti idioti, che è un altro tipo di comicità, un altro tipo proprio di mondo, e qui ti sei trovato con un film da una struttura un po' più classica, no? Anche se con Herbert uno non direbbe, uno pensa sempre a Macho. In realtà, com'è stato questo passaggio e cosa ti è piaciuto in questa storia? Beh, intanto mi ha fatto molto piacere che me l'abbiano proposto, perché comunque quei soliti idioti, io ci ho lavorato 5 anni e chiaramente insomma, si lavorava su delle gag, abbiamo portato al cinema il progetto e comunque abbiamo sempre fatto fatica a staccarci un po' dall'approccio televisivo, diciamo, dal Esatto. punto di vista narrativo. In questo caso, invece, quando mi hanno proposto il soggetto, pur non conoscendo Herbert, perché lo conoscevo, perché l'avevo visto con Macho sul web o in televisione, ho visto che c'era una storia su cui si poteva lavorare. E quindi mi sono trovato benissimo perché comunque finalmente potevo fare comunque un film, tra virgolette, ecco. E niente, mi pare che sia andata bene, non lo so. Dobbiamo vedere. E com'è andata Daniela trovarsi in mezzo a questi scatenati? Perché tu interagisci anche con, tra l'altro, con Giampaolo Morelli, che non avevo citato prima. Sì. C'è un cast, come dice te, di tutto rispetto, bellissimo, no? Proprio. Io mi sono trovata benissimo, e, vabbè, in realtà anche io avevo lavorato Esatto, con i soliti idioti, quindi comunque, con... voglio dire, la comicità l'avevo già sperimentata. Mi sono trovata benissimo anche perché, come ho detto anche insomma, prima, con lui campi di rendita, nel senso che è talmente lui forte. È vero, basta che entri in ascolto e lui dice cose e fa facce e tu sei basita, lo guardi e pensi che, ah, ok, quindi automaticamente voglio dire, il personaggio si va a creare negli spazi che Herbert lascia, diciamo così. Troppo buona, troppo buona. Vogliamo parlare di questo personaggio, no? Che può somigliare per certi versi a quello che tu fai in Mariotti, ma in realtà non è Sì. un bambino, in realtà è uno, un candido, come dicevano stamani, anche giustamente, un Sì, è un ingenuo, un ingenuo, buono. ma anche per me vale lo stesso discorso di Enrico, cioè, nel senso noi con questo film volevamo un po' spostare il fuoco, no? Anch'io con Maccio comunque ho fatto sempre cose comunque demenziali Sì, oppure divertente. molto di satira, invece appunto volevamo fare un film un po' più largo, un po' più per tutti, diciamo, un film un po' più di genere, quindi è stata proprio questa la sfida che è stata bella e ci è piaciuta interpretare, ecco. Mi hai chiesto il personaggio? Sì, vabbè, il Come parli personaggio, del diciamo che leone? sono. Io faccio più che personaggi, faccio dei surrogati di me stesso. Quindi, diciamo, sì, questo non è scemo come Fernandello, il figlio di Mareotti, comunque è un ragazzo normale. È ovvio che poi il comico deve essere sempre un po' Un po' ingenuo, perché intelligente. se il comico è molto intelligente, è difficile che possa far ridere. Però appunto ci siamo trovati questo film che è un po' più una storia, diciamo, classica, come Eh dicevi. sì, perché c'è una storia proprio che ha un Sì, senso, insomma, interno a questo diciamo che è stata un mondo, po' una sfida un po' no? per tutti. Ma tu hai collaborato anche alla sceneggiatura oppure no? Che hai portato di tuo? Cosa Sì. avete, gli attori hanno potuto portare qualcosa al di Sì, là io ho collaborato, io ho preso questo soggetto che era di del... Ciro Zecca Ma chi era, scusa, un fan? No, Scusami se te lo... era un ragazzo che praticamente ha mandato questo soggettino alla Lotus di Marco Belardi e appena loro l'hanno letto hanno detto abbiamo trovato il soggetto per Herbert. Dopodiché Fantastico. io l'ho letto con Gianluca Anzanelli, lo abbiamo un po' diciamo allargato perché era veramente quasi solo un'idea. Lo abbiamo allargato, dopodiché abbiamo chiamato Enrico Lando e abbiamo iniziato a lavorarci insieme. Comunque ognuno ha portato qualcosa di suo. Qual è stata la scena che vi ha divertito di più girare insieme? O magari quella un po' più che avete dovuto fare più ciak perché o vi scappava da ridere o che ne so, insomma, ce ne sono diverse nel film che vivevano Sì. Vabbè, insieme, no? Un po'. io e te abbiamo girato quella del cimitero, è bella. Dove
Ma sei inciampato davvero a proposito quando sai che ho rischiato una distorsione alla caviglia. Mi fa più ridere quella. Perché io mi vanto sempre di saper cadere e dico sempre che io nasco stuntman, ovviamente non è vero. E invece a un certo punto sono quasi inciampato veramente, ho avuto il dolore tipo per 3 giorni. Vabbè, poi anche quella dove faccio il bagno nel porto. Beh, lì è stato un cavaliere, io dovevo fare il bagno con te nella prima stesura. Solo che faceva un freddo cane. A un certo punto lui fa: vabbè, il bagno lo faccio solo io. Veramente? Sì, vado da solo a cercare i ricci di mare. Col mio fisico atletico. Col suo fisico atletico.